SOS Lago. A lanciare l'allarme questa volta sono gli amici del Lago di Arona. L'ecosistema è minacciato da una serie di criticità, vecchie e nuove, spiegano. Il problema della riduzione delle portate d'ingresso, ovvero dell'acqua entrata nei bacini lacustri, che quest'anno ha registrato per i quattro grandi laghi del nord Italia una mancanza complessiva di 9,5 miliardi di metri cubi rispetto ai normali flussi degli immissari. Per rendersi conto della gravità del problema, basti pensare che i flussi mancanti, secondo i dati Istat, corrispondono a tutta l'acqua prelevata in un anno per gli usi civili nel nostro paese. Secondo le rilevazioni del Centro Geofisico Prealpino e dell'Osservatorio del Consorzio del Ticino di Sesto Calende, al 31 agosto 2017 il livello del Lago Maggiore ha praticamente raggiunto il livello dello zero idrometrico di 193,01 metri sul livello del mare. Aggiungono dall'Associazione Aronese, oltre alla siccità e alle secche che stanno portando ai minimi storici il livello delle acque, anche l'inquinamento, dovuto agli scarichi fognari e la presenza di microplastiche nel lago, come rilevato recentemente dalla goletta dei laghi, minacciano l'equilibrio dell'ecosistema del Verbano. Il lago non deve essere solo uno scenario da ammirare e fotografare, afferma Massimiliano Caligara, presidente del circolo di Legambiente e gli Amici del Lago, ma dovrebbe essere vissuto e protetto attraverso un impegno costante per preservare la qualità delle acque, con una gestione del territorio basata sulla tutela degli ecosistemi lacustri e della biodiversità, strumenti importanti per promuovere la qualità del territorio e per dare più forza anche alla promozione di un turismo sostenibile. Il riscaldamento dell'area alpina italiana negli ultimi 30 anni è stato particolarmente elevato. Secondo i dati forniti, ha registrato un aumento di temperatura media di quasi 2 gradi centigradi, più del doppio della media globale dell'intero pianeta.